Partendo da nord, quindi andando un po' nel concreto, sicuramente uno dei capostipiti della scuola genovese è stato Fabrizio De André, che tutti conosciamo indubbiamente, tanto che la sua levatura poetica gli ha fatto dedicare spesso piazze, vie, eccetera. De André è stato sempre un soggetto un po' sui generis, perché era di simpatie un po' anarchiche, un carattere un po' particolare, e la sua musica è stata considerata spesso poesia. Si è rifatto all'inizio alle semplici traduzioni dei cantautori francesi come Georges Brassens e altri cantautori dell'epoca, ma poi ha iniziato a scrivere, a proporre le proprie canzoni. La particolarità di De André era che trattava della gente normale, non parlava di cose un po' fantasiose, ma della gente di strada, dei ribelli, dei tossici, delle prostitute, i cosiddetti ultimi. E spesso ha valorizzato anche i dialetti nelle sue canzoni. Ha scritto canzoni in genovese. Ha scritto canzoni in sardo, dovute anche al suo periodo di permanenza sull'isola. Ha scritto anche canzoni in napoletano. Quindi, dicevamo, spesso lui trattava gli ultimi, quella gente che è stata sempre messa da parte, soprattutto dalla società del bello. In particolar modo, la canzone con cui apriremo questa serata parla di un nano, una persona che è stata sempre derisa proprio per questa sua menomazione fisica, che quindi è stato sempre denigrato proprio perché non era all'altezza in tutti i sensi. Questa persona vive una vita di soprusi che ovviamente non può renderlo felice, ma anzi gli fa covare una rabbia che lui però trasforma in forza, perché si butta sui libri, studia, e diventa finalmente una persona importante, ricopre un ruolo dove l'altezza fisica non contava più nulla. A quel punto, però, lui si vendica di tutti i soprusi che ha patito durante la vita e quindi si toglie la soddisfazione di mandare a morte tutti quelli che devono essere giudicati da lui. Questo però sta a dimostrare che la giustizia è pur sempre umana, proprio perché è amministrata dagli uomini. Quindi apriamo questa serata con il pezzo di De André, Un giudice. Grazie. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste e batte la lingua sul tamburo, dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del muro.
accese al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai il procuratore per imboccar la strada che dalle banche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Grazie. Allora,